Salve a tutti Rollers e bentornati a GDR Addicted con il nostro focus su Vampiri la Masquerade. Vi ringraziamo per la calorosa partecipazione che ci avete dimostrato nei precedenti video ed ora continuiamo la nostra indagine nel mondo di Tenebra. Come avevamo promesso nello scorso video, quest'oggi faremo un focus sui clan dei vampiri, ossia sulle famiglie dei vampiri che esistono nel mondo di Tenebra. Ora, questo video sarà dedicato principalmente ai clan che fanno parte della setta della Camarilla. Quali sono e quali sono soprattutto le loro principali caratteristiche? Cominciamo quindi il nostro focus sui clan che compongono la società vampirica. Innanzitutto cominciamo col dire che la società vampirica è composta da 13 clan e i clan quindi sono le famiglie, il lignaggio a cui appartengono i diversi vampiri. Ogni clan discende da un cosiddetto progenitore. Il progenitore è colui che l'ha fondato e che ha trasmesso dei particolari poteri, che chiameremo discipline, e anche dei particolari difetti a tutti i propri discendenti, che quindi sono accomunati da questi grandi poteri, ma anche da queste grandi privazioni, da questi grandi difetti. E non esistono soltanto ovviamente questi 13 clan che trasmettono il loro lignaggio ai discendenti, ma esistono anche numerosi sottoclan che non sono ufficialmente riconosciuti all'interno della società dei vampiri. Ma cosa ancora più curiosa è la presenza di vampiri che non manifestano nessun carattere ereditario tipico di un lignaggio. Questi vampiri vengono chiamati comunemente vili e vengono a crearsi qualora un sire, ossia un vampiro, trasformi un mortale e poi subito dopo lo abbandoni senza istruirlo e riconoscerlo. In questo caso il vampiro che sarà destinato a una non vita di degradazione e anche di scherno da parte di altri vampiri non manifesterà le caratteristiche tipiche di nessun clan e avrà modo anche di poter sviluppare poteri in modo personale. L'errore che non dobbiamo commettere però è quello di pensare i clan tutti uguali a se stessi. In realtà i clan differiscono molto l'uno dall'altro e ciò dipende da una differente organizzazione e anche da una differente coesione dei propri membri al loro interno. Infatti ci sono dei clan che assomigliano di più a delle accozzaglie di individui sparsi e rocamboleschi, mentre invece altri sono molto determinati e perseguono tenacemente gli obiettivi della propria setta. Ed è proprio questo che andremo ad analizzare adesso. Infatti passeremo ora a descrivere i clan appartenenti alla Camarilla, quali sono e come si snodano al loro interno.